Ecco quattro conseguenze terribili del sottovalutare il disordine. La maggioranza delle persone comuni pensa che il disordine sia solamente avere qualche oggetto fuori posto in casa. In realtà non è assolutamente così. Se fosse semplicemente questo, il disordine non esisterebbe, poiché basterebbe rimettere a posto quegli oggetti e in un battibaleno il disordine sparirebbe. Invece le cose non stanno così. E lo sai benissimo anche tu che stai guardando questo video. Il disordine è uno stato più profondo che non è semplicemente fisico, ma anche mentale e influenza i vari settori della vita. Durante la mia esperienza in questo settore, avendo aiutato migliaia di persone a rinascere dal disordine, ti posso assicurare con assoluta competenza che il disordine fisico nella casa o negli uffici, o in alcune parti di case e uffici, perché il disordine può essere anche settoriale e non globale sull'intero ambiente, è l'espressione conclamata di un disordine interiore che ha le proprie radici nell'atteggiamento mentale, nelle abitudini, nella percezione di se stessi, nella gestione del tempo, nella gestione delle relazioni e molto altro. Però oggi ci fermiamo qua, ok? Per questo motivo, ridurre il disordine ad una casa, ad una cosa da niente, è l'errore più grande che si possa commettere per i seguenti motivi. 1. Minimizzando la situazione non si risolve, non si migliora, ma si peggiora solamente, con l'inevitabile conseguenza di essere intrappolati dal disordine e completamente bloccati. 2. Sottovalutare la situazione, sottovalutare la persona che ha il disordine fuori e dentro di sé, la porta a sentirsi svalutata, abbassando la sua autostima con l'inevitabile conseguenza che avrà sempre meno fiducia nelle proprie capacità, lasciandosi completamente travolgere dal disordine. 3. Banalizzare il disordine porta a difficoltà di comunicazione, poiché chi si sente disordinato non si sente capito e accolto, aumentando i litigi, le discussioni, facilitando anche atteggiamenti di chiusura e apatia. 4. Far finta che il disordine non sia una priorità porta alla ripetizione di una serie di situazioni che non vuoi nella tua vita, in settori come la salute, le relazioni e il lavoro, senza capire come mai si ripetono sempre uguali e succedono sempre a te, provocando emozioni negative da cui è difficile uscire, che risucchiano tantissime energie mentali e fisiche. Il disordine, anche se fa finta di non guardarlo, c'è sempre, appunto perché non è solo dei vestiti sulla sedia o per terra, bensì il disordine è una questione interiore. È necessario un percorso di consapevolezza che ti porta a riscoprire la tua vera identità, che si è un po' persa per mille ragioni diverse e venga riportata in superficie, appunto a rinascere. Il disordine colpisce tutti prima o poi nella vita, appunto perché non è solo qualcosa di esteriore, ma di interiore, che si può anche manifestare esteriormente. Possiamo dire che il disordine fisico ti fa capire in modo evidente che c'è un disordine interiore, ma il disordine può anche essere invisibile sulla propria casa, ma estremamente visibile in altri settori della propria vita. Il disordine è una questione più seria e delicata di quello che la persona comune pensa e ha molte sfaccettature che, se osservate in profondità, è davvero possibile trasformare la propria vita sbloccando le proprie potenzialità rimaste bloccate dal disordine. Ed io ho vissuto per 19 anni nel disordine più totale, quindi so bene quello di che si prova, ci sono passata con tutte le scarpe in tutte le buche. Se sei decisa a liberarti dal disordine e a capirlo veramente, senza paura, senza superficialità, ma solo con una grande voglia e desiderio di uscire da quel tunnel per sempre, per vivere una vita serena e appagante, iscriviti ora gratis all'evento in diretta online, composto da 3 serate completamente gratuite dal titolo Casa, specchio della tua vita. Scopri il metodo rivoluzionario per eliminare il disordine fuori e dentro di te, sviluppando una mentalità organizzata ed efficace, fortificando il legame tra te e la tua casa. L'evento sarà interamente presentato da me nelle 3 date di lunedì 15 aprile alle ore 21, martedì 16 aprile alle ore 21 e mercoledì 17 aprile alle ore 21.
Sarà un viaggio trasformativo che ti porterà a fare chiarezza dentro di te e ti permetterà di uscire dal tunnel del disordine che la maggior parte delle persone non capisce e non sa da che parte cominciare per risolverlo. Quindi, clicca ora sul link blu in descrizione di questo video per prenotare gratis il tuo posto e scoprire tutti i dettagli dell'evento. Non ci saranno repliche o registrazioni. Quindi prenota adesso il tuo posto prima che si esauriscano le disponibilità. Al tuo benessere interiore ed esteriore. Ci vediamo all'evento. Un saluto da Alvaro Mito.